Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, il giorno delle denunce in procura a Bergamo, falle nella linea di comando, la battaglia parte da qui, ma è per tutti gli italiani, dicono. La nostra battaglia parte da Bergamo, ma è per tutti gli italiani. Si sono ritrovati insieme in procura a Bergamo, come avevano promesso, e hanno presentato una quarantina di esposti per chiedere verità e giustizia per i loro familiari. Tutti vittime di coronavirus. Una battaglia portata avanti dal comitato Noi Denunceremo, fondato da Stefano Fusco e da suo padre Luca, come ha raccontato nei giorni scorsi il Fatto Quotidiano, che ha approfondito alcune delle storie che appunto finiranno all'attenzione della magistratura. Sanità territoriale, la trincea travolta dal Covid, medici di base isolati, assistenza domiciliare trascurati, assenza di presidi, cosa ancora non funziona appunto in Lombardia. Il punto centrale è questo delle strategie di politici e amministratori per fare fronte a un'eventuale seconda ondata di contagi, ma il cambio soprattutto per il modello lombardo deve essere strutturale e richiede tempo. I disagi sono decine, i medici di famiglia senza protezioni e con pochi poteri, unità speciali che non sono riuscite a coprire tutto il territorio e un'assistenza domiciliare che in molte zone è tuttora gestita a discrezione degli enti. Lavorare così è demoralizzante, raccontano le voci di chi è ancora in prima linea. PIL in caso di seconda ondata per l'OCSE, crollo del 14%, rafforzare reddito di cittadinanza, ma ora digitalizzazione e riforme strutturali. L'OCSE stima dati peggiori per l'economia italiana di quanto previsto dall'Istat, ma tratteggia anche le direttrici che aiuterebbero l'Italia a superare la crisi innescata da 3 mesi di lockdown. Razionalizzare e migliorare misure come il reddito di cittadinanza, accelerare i processi di digitalizzazione, rafforzare gli sforzi per le riforme strutturali. Curi ha detto peggior crisi che abbiamo vissuto. La capo economista Bone dice recovery fund miglior iniziativa. Casa Pound notificato provvedimento di sequestro dello stabile. Il GIP di Roma dice condotte riprovevoli ma non associazione a delinquere finalizzata al razzismo. Con la notifica del provvedimento la struttura passa ora nella disponibilità del Tribunale. Per quanto riguarda invece l'eventuale programmazione dello sgombero del palazzo di via Napoleone III, dovrà essere decisa in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che dovrà coordinarsi con la Procura. Torino uccide l'ex moglie e spara la figlia, 57enne si costituisce dopo la fuga. Braccato dai carabinieri, Nicola Cirillo si è presentato in caserma a Pinerolo. La coppia aveva divorziato 4 anni fa. La ragazza, 29 anni, è stata portata in ospedale in gravi condizioni. Notizie da Napoli e dalla Campania. Ercolano, un'audioguida contenuta in un'app 3D tra le strade del parco. Il parco archeologico di Ercolano ha ritrovato da 10 giorni il proprio pubblico, al quale vuole essere sempre più vicino. L'offerta di accoglienza dei visitatori si amplia con l'audioguida completamente rinnovata. In tutta sicurezza, in aumento, in un momento, scusatemi, tanto delicato per la salute di ognuno, la nuova app 3D ufficiale realizzata da Duva, www.duva.eu, l'azienda di Firenze concessionaria del servizio di autoguida del parco, prende virtualmente per mano i visitatori del sito e li accompagna ad esplorarlo. Napoletani scomparsi in Messico dopo la pandemia, nuove ricerche. Non smetteremo mai di insistere, non smetteremo mai di cercare la verità. Per noi sono dispersi, ma vivi. Così l'avvocato Claudio Falletti, legale delle famiglie di Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, i 3 napoletani scomparsi in Messico il 31 gennaio del 2018, commenta la notizia di nuove attività di ricerca di 3 italiani concordate dalle rappresentanze italiane nel paese centroamericano durante una videoconferenza tra la Procura di Jalisco e la Commissione federale per le persone scomparse. Attività che prenderanno il via non appena l'emergenza sanitaria lo consentirà, farà sapere Falletti, che ieri ha ricevuto una missiva dalla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e per le politiche migratorie. Notizie da Treviso e dal Veneto. Casa fuoco a paese, 2 donne morte carbonizzate e un ferito. Tragico incendio scoppiato nella notte in via Feltrina a Castagnole di Paese. L'incendio dell'abitazione è scoppiato verso 1:40.
sul posto i vigili del fuoco di Treviso e i carabinieri. Treviso, raffica di chiusura di bar, si arrende anche il nazionale sul corso da via Manina a Sant'Antonino, da via Zermanese al Terraio, serrande giù e spazi svuotati, e dicono è un momento durissimo questo. Ancora maltempo a Follina, strade bloccate e famiglie rimaste isolate. Una famiglia con due bambini è rimasta isolata in via Valalta, è stata raggiunta dai vigili del fuoco a piedi, appunto, e messa in salvo. Barattoli di Mariano, in auto arrestato un 25enne trevigiano. Il giovane è stato fermato nella notte di domenica dagli agenti delle volanti della polizia di Treviso mentre percorreva Viale della Repubblica. Sequestrati 145 grammi di droga e oltre 1.300 euro. Emergenza maltempo, frana sul Monte Grappa, strada chiusa da Follina a Monte Grappa. Continua l'emergenza maltempo, appunto, in provincia di Treviso. Decine gli interventi da parte della provincia sulle strade bloccate da frane e sbottamenti. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia lavora per un ritorno alla normalità. Nella prossima ordinanza, spiega Federica, vogliamo garantire a cittadini e imprese la più ampia normalizzazione possibile. Il Friuli Venezia Giulia ha lavoro per garantire quindi il più possibile un ritorno alla normalità per i cittadini e le imprese, e questo l'ha ribadito appunto stamattina il governatore Massimiliano Federica, ospite a Mi Manda Rai 3. Ieri abbiamo registrato zero nuovi contagi, ha detto Federica. Nelle ultime settimane i numeri sono stati estremamente contenuti, la situazione insomma è in netto miglioramento, quindi puntiamo ad adottare tutte le linee guida approvate ieri nel corso della conferenza delle regioni, favorendo le riaperture anche delle attività non ancora ripartite. Percepiscono indebitamente la disoccupazione, 8 stranieri sono stati denunciati, operazione della Questura di Udine in collaborazione con diverse sedi dell'INPS. La squadra mobile e l'ufficio immigrazione della Questura di Udine, con il coinvolgimento degli uffici INPS di Bari, Brescia, Cervignano del Friuli e Milano, Napoli e Spilimbergo, hanno dato seguito a nuovi accertamenti finalizzati a identificare i soggetti che nel passato hanno percepito indebitamente il sussidio di disoccupazioni, il famoso sussidio ASPI/NASPI che era erogato dall'ente previdenziale. Gira a Trieste con 30.000 euro in contanti, potrebbero essere tutti falsi. Grazie alla segnalazione di un locale, la Polizia di Stato ha fermato un uomo di nazionalità serba, accusato anche di resistenza. Lunedì sera al caffè degli Specchi, un uomo di nazionalità serba, con fare arrogante e alterato dall'alcol, ha tentato di pagare quanto consumato al bancone con una banconota da 200 euro. Denaro rifiutato appunto dall'apposito apparecchio, in quanto verosimilmente falso. Lavori di asfaltatura bloccati a Campo Formido, macchine ferme tra via Percoto e via 4 Novembre da circa 3 settimane. Un'asfaltatura che blocca appunto la via Percoto e la via 4 Novembre di Campo Formido. I lavori di asfaltatura, secondo quanto sostiene l'amministrazione comunale, sono stati interrotti a causa dell'assenza della ditta appaltatrice del bando promosso da Friuli Venezia Giulia Strade, ente competente per tale tratto viario dell'ex provinciale. Cedimento in autostrada, è stata chiusa la 4, 9 km di coda, asfalto danneggiato a causa delle piogge degli ultimi giorni e nel tratto Porto Gruaro-La Tisana in direzione Trieste. I tecnici al lavoro per ripristinare il tratto, il cedimento in autostrada appunto che ha creato questi 9 km di coda sulla A4 che è stata, come dicevamo prima, chiusa nel tratto Porto Gruaro-La Tisana in direzione Trieste. Le forte comunque precipitazioni cadute in questi giorni hanno avuto ripercussioni anche sull'asfalto autostradale e a seguito delle ultime abbondanti piogge nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 si è verificato questo cedimento della pavimentazione in un'area di circa 10 metri dove sono in corso i lavori della terza corsia, che ha richiesto l'intervento del personale di Autovie Venete e della ditta appaltatrice. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno e buon proseguimento con la programmazione.